Buongiorno ragazzi e bentornati in questo nuovo glorioso video. Come avrete capito dall'introduzione, oggi si parla delle AirPods Pro. Appena lanciate, appena uscite sul mercato in maniera anche un po' silenziosa, sono molto contento per alcuni aspetti e un po' triste per altri, ma adesso li analizziamo con calma. Partiamo però dal principio. Innanzitutto dovete sapere che io sono un utilizzatore delle AirPods dal day one. Mi sono piaciute subito, me ne sono innamorato, le ho trovate veramente sconvolgenti per quanto riguarda l'aspetto comodità. I cavi da sempre li considero medioevali, qualcosa che non si può vedere e non si può utilizzare. Finalmente nel 2018-2019 si è vista una bella spinta da parte dei produttori nell'andare nel full wireless, ma sicuramente dal punto di vista almeno dell'esperienza utente le AirPods non le batte nessuno. Ci sono tanti concorrenti magari che sviluppano cuffie anche più performanti dal punto di vista acustico, però poi quello che ci serve a noi quando andiamo ad utilizzarle nella quotidianità è che funzionino perfettamente e che ben si integrino all'interno del sistema operativo. È così sicuramente anche per questo modello Pro, di cui sicuramente posso innanzitutto criticare il nome perché non si capisce bene il senso di chiamare Pro un prodotto di questo tipo che semplicemente è una variante rispetto alle AirPods canoniche, ma diciamo che questa critica si può muovere anche all'iPhone 11, si può muovere anche all'iPad, insomma ormai Apple sta utilizzando questa nomenclatura in maniera un po' troppo sportiva per i miei gusti. In ogni caso partiamo dal principio, l'oggetto, l'aspetto di design, la parte estetica. Sicuramente sono molto simili per quanto riguarda dimensioni e portabilità rispetto al modello diciamo non Pro, rispetto al modello semplicemente in-ear senza riduzione, senza tappini. Questo form factor sicuramente fa la differenza. Di recente ho messo le mani su questo modello di Sony con riduzione attiva del rumore, sempre in ear, però vedete che la comparativa dimensionale sicuramente è a sfavore di Sony del peso e anche della comodità poi nelle orecchie. Mi sono appena cadute, perfetto. La cuffietta che vedete qui nelle mie mani invece sicuramente è opinabile dal punto di vista estetico, non è molto attraente nella sua componente estetica, è un po' strana, un po' deforme, sembra quasi un alien, anche se immagino che abbiano avuto delle difficoltà notevoli per cercare di incastrare tutte le componenti in hardware e software che ci sono all'interno di una cuffia di questo tipo, però insomma forse si poteva fare anche un po' diversamente. Sicuramente sono molto più belle le AirPods normali, hanno una linea più semplice, più pulita, più lineare, anche se queste hanno chiaramente delle esigenze completamente diverse. Tenete anche in considerazione il fatto che alla fine le utilizzate all'interno dell'orecchio, quindi non capiterà molto spesso che gli altri vedano la componente appunto esteriore. In ogni caso sono molto leggere, sono comodissime quando vengono inserite all'interno dell'orecchio e soprattutto sono praticamente impossibili da perdere. Questo fa sicuramente la differenza rispetto alle AirPods normali, non Pro. Io ho sempre avuto un problema di fitting, ossia che stando seduto funzionavano perfettamente, potevo fare qualsiasi cosa, però nel momento in cui decidevo di alzarmi, camminare, si spostavano, permettevano di far passare molti più suoni di quelli che avrei voluto, quindi compromettevano anche la qualità acustica del prodotto che stavo ascoltando, per non parlare poi del fatto che andarci a correre era totalmente impossibile. Dal punto di vista del fitting, in confezione vengono con 4 gommini, 3 extra e 2 già di serie, che sono quelli medi, che a me sembrano funzionare bene, ma qui c'è una chicca software che secondo me è fantastica. Dall'interfaccia di iOS potete fare un test audio di quella che è appunto l'isolamento passivo che vi garantiscono, quindi capire se avete infilato correttamente la cuffia e se quello è il gommino giusto per voi. Secondo me è fenomenale perché nessuna cuffia lo permette e ho sempre avuto il dubbio di averle indossate nel modo sbagliato oppure che passi un po' troppo suono. Nel sistema operativo c'è appunto una funzione che emette un suono dalla parte dell'auricolare e poi con i microfoni integrati, sia quello esterno che quello interno, perché piccolo spoiler, ha anche un microfono che misura l'acustica interna del vostro orecchio, insomma capisce automaticamente se state utilizzando correttamente o meno le cuffie, e questo fa la differenza perché anche qui dal punto di vista dell'esperienza utente rischiate di lamentarvi di una poca riduzione del rumore a fronte invece di un semplice errore di posizionamento o un errore appunto di scelta del gommino. Componente sicuramente dirompente rispetto al passato è il fatto che finalmente è arrivata la riduzione attiva del rumore, quindi non abbiamo solo la riduzione passiva dovuta all'incastro all'interno del vostro orecchio, ma abbiamo proprio una funzione software che analizza i suoni che provengono dall'esterno, li filtrano e permettono a voi di avere insomma un comfort maggiore e non avere disturbi provenienti dall'ambiente circostante. Sapete quanto sono amante delle cuffie a riduzione attiva del rumore, in questo senso tra pochissimo porterò sicuramente sul canale anche queste Beats Solo Pro, perché voglio provare la comodità del chip H1 insieme ad un padiglione un pochino più generoso che mi permette di ascoltare anche meglio la musica. In ogni caso questa tecnologia a me cambia la vita, da quando esistono le cuffie noise cancelling io ne possiedo almeno un paio, in aereo fenomenali ma anche in autobus, anche quando state camminando per strada, insomma sicuramente utilissime. Nell'interfaccia di iOS abbiamo a disposizione un selettore, tra l'altro integrato proprio nel centro notifiche, secondo me comodissimo, non dovete aprire app, non dovete toccare tasti strani, molto molto veloce da utilizzare. Fighissimo che su iOS 13.2 c'è addirittura la possibilità di fare sharing della musica su più dispositivi contemporaneamente. Se avete
delle Solo Pro, se avete delle AirPods, se avete un qualsiasi chip H1 connesso, H1 o anche V1, penso funzioni anche con il vecchio modello di AirPods, potete fare share della vostra componente musica Bluetooth che state utilizzando su Apple Music, che state utilizzando su Netflix, dove volete, direttamente a più di un paio di cuffie contemporaneamente. Pensate che figata, perché io fino ad adesso in aereo, per esempio, per sharare la musica con i miei vicini di posto, utilizzavo un brutto adattatore cablato, veramente scomodo. Bella e anche molto utile la modalità trasparenza, infatti tramite appunto il selettore che troviamo su iOS, ma anche con i vari tocchi possiamo decidere di far passare anche i suoni che provengono dall'esterno, in modo da evitare di essere uccisi dall'autobus o da un'automobile quando stiamo attraversando la strada. Piccolo dettaglio, ovviamente, se state facendo un volo transoceanico e volete connettervi all'infotainment di bordo, loro non si connetteranno perché non c'è il Bluetooth, ma dovrete per forza passare ad un sistema cablato. Qui non potete farlo, abbiate solo una presa Lightning sul fondo, però esistono degli accessori che permettono poi di connetterlo, visto che, insomma, il suo habitat naturale è sicuramente una cabina d'aereo, non soltanto la quotidianità. In ogni caso, so che molte persone le utilizzano anche per strada per fare telefonate, io per esempio le utilizzo tantissimo come auricolari semplicemente Bluetooth per parlare, per avere le mani libere. In questo senso penso che faccia sicuramente la differenza avere un gommino che le tiene in posizione. L'isolamento attivo e passivo insieme vanno sicuramente testati, vorrei portarli in aereo per fare un test un pochino più approfondito, ma quello che vorrei segnalare è il fatto che tutte le componenti software possono poi essere regolate con un nuovo sistema di interazione. Infatti vedete, non c'è più il tap, il semplice tap o doppio tap sulla cuffia come capitava sulle AirPods canoniche. In questo caso abbiamo un'area sensibile nel pistolino che esce dal vostro orecchio, dovete premerla con le mani facendo, insomma, dei pizzicotti, cercando poi appunto di comandare o l'avanzamento della traccia, la retrocessione, l'attivazione o meno della riduzione del rumore, se lo tenete premuto un po' qualche secondo lui appunto l'attiva o la disattiva, e questo le rende comunque molto comode senza dover tirare fuori il vostro telefono oppure passare per l'Apple Watch. Interessante il fatto che sono IPX4, quindi sono garantite contro problemi derivati da spruzzi, da pioggia leggera, quindi se andate a correre potete anche sudarci dentro, e questo sicuramente le rende molto più utilizzabili del modello precedente, che un po' la temevano l'acqua, rischiavano davvero di rovinarsi se prendevano qualche spruzzo. In questo caso un bel upgrade. Un po' a sfavore sicuramente la componente batteria, abbiamo una durata comparabile rispetto alle AirPods, diciamo, di seconda generazione, se le utilizziamo senza riduzione del rumore, soltanto con l'isolamento passivo, ma nel momento in cui andiamo ad attivarlo la durata della batteria scende a 4,5 ore, sicuramente non da fare i salti di gioia, anche se capisco che questa modalità, questa componente tolga tantissimo appunto di performance alla batteria, perché ha bisogno proprio di continuazione, di riprodurre suoni aggiuntivi, di fare dei calcoli eccetera, insomma è un vero casino da gestire. Detto questo, che altro posso dirvi? Fatemi sapere voi che cosa ne pensate di queste cuffie, fatemelo sapere con un bel commentino qui sotto. Ovviamente qui sotto in descrizione vi troverete anche il comodo link per andare eventualmente ad acquistarle, sono disponibili da oggi anche su Amazon, e questo sicuramente le rende ancora più facilmente acquistabili. Ma noi ci rivediamo invece sabato prossimo con il solito prossimo video.